Secondo i nostri calcoli, il totale dei fondi tra investitori e originator intervenuti nella giornata di oggi dovrebbe attestarsi intorno ai 200 miliardi di euro, che è una cifra sicuramente importante e che ci dà un'idea della rilevanza del comparto dei crediti non performing, rilevanza che emerge anche dall'attenzione che i mass media stanno riservando a questo settore e a quanto questo settore si trova all'attenzione del governo, che ha varato una serie di misure. Quindi a quel punto la domanda che ci potremmo fare è: siamo a un punto di svolta? Riuscirà a decollare veramente un mercato dei non performing? Noi abbiamo provato a esaminare uno dei punti nodali di questo discorso, che è l'asimmetria informativa fra i compratori e i venditori, il ruolo chiave di market maker che hanno i servicer con riferimento a questa specifica attività. Siamo entrati qualche volta un po' nel dettaglio, qualche altra su aree un pochino più ampie, e l'idea è quella di aver creato un momento di positivo confronto fra le parti dal quale chiunque riesce a portare a casa un qualche valore aggiunto. Venendo al discorso del Fondo Atlante, che è l'ultima delle misure del governo, sicuramente è un po' presto per avere delle valutazioni risolutive sul fatto che possa essere o no il silver bullet che risolverà i problemi del sistema bancario italiano. Sicuramente, se qualcuno ha paura che possa essere una misura tale da spiazzare gli investitori privati, almeno dal basso dei 5 miliardi di dotazione di capitale iniziale, di cui 3 almeno ipotecati per i prossimi due aumenti di capitale, potremmo dire che non c'è questo pericolo.